di nuovo in macchina, di nuovo in pista, 26 agosto, per noi maschietti, ma oggi anche per un sacco di donne perché si sono avvicinate al calcio, inizia il campionato di calcio e secondo te sto male, e a me mi piace, andavo allo stadio con papà Oscar all'età di 6 anni, mi metteva sulle sue spalle, via Colli della Farnesina, si andava a piedi, ma col passo particolare, il passo da stadio, il passo veloce, il passo di quello che vuole arrivare presto perché vuole entrare in quell'arena. E allora sì, è un momento di fusione, è un momento di passione, è un momento in cui esce fuori il lato del bambino, il gioco del pallone, dove si annullano le differenze sociali, non ci sono ricchi, non ci sono poveri, ci si abbraccia tutti quando segna la squadra, si è tutti sullo stesso piano. È un aspetto di verità quello sportivo che lega e unisce le persone. E allora sì, me ne vado a Firenze, vado a vedere il mio amico Alberto Aguilani, che oggi gioca con il numero 10. Ostentazione positiva, poi si mangia insieme, si sgrana una bistecca e se ne andiamo nella capitale. Domani gioca la mia Roma e secondo te sto male? Sono 48 ore di calcio, anzi in realtà sono 24, e lunedì di nuovo a Puntala, ultima settimana, perché poi si comincia a far sul serio. Secondo te sto male? Viva la vita!